Ciao ragazzi, oggi vi parleremo della densità, che è la grandezza che mette in relazione la massa e il volume, quindi quanta massa è contenuta in un'unità di volume. La densità si indica con la D minuscola e si calcola dividendo la massa per il volume. Oggi vi mostreremo questo attraverso un esperimento molto semplice, per il quale serviranno materiali facili da reperire. Un cilindro graduato, che è uno strumento che serve a misurare la capacità e che nel nostro caso è stato creato da noi e potete trovare nei nostri blog. Una patata e una bilancia. Un quaderno di laboratorio nel nostro caso, in alternativa si può utilizzare un foglio e infine una penna. Adesso basta chiacchiere e iniziamo l'esperimento. Iniziamo pesando il nostro corpo, che nel nostro caso è una patata, e come possiamo osservare pesa 90 grammi. Procediamo versando l'acqua nel cilindro graduato. Noi in questo caso abbiamo versato 250 ml d'acqua. Dopodiché mettiamo la patata nel cilindro graduato dove abbiamo versato l'acqua e notiamo che essa si è alzata, nel nostro caso di 100 ml. Ora, per concludere l'esperimento, dobbiamo fare semplici e veloci calcoli. Iniziamo sottraendo il volume finale a quello iniziale. Il volume si indica con la B maiuscola, la massa che si indica con la M minuscola. Lo dividiamo prendendo il volume e otterremo così la densità del nostro corpo. Quindi, per concludere, possiamo dire che con questo esperimento abbiamo capito come si misura la densità di un corpo di forma irregolare.